Ciao a tutti amici sportivi del Varesotto, puntata di fine anno di Quasi Gol. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, Paolo Balzanella. Ciao Ciao Paolo. Pino, ciao a tutti. Paolo, ex giocatore di Ispra e Bellinzago Boys, anche arbitro, lo ricordiamo. Da 2 mesi sei andato a vivere a Liverpool, quindi Emigrato, è sì. emigrato, però il Però calcio a 5 lo lo segui seguo ancora, sempre. sì. Sempre la Quindi grande passione. oggi facciamo il sunto di fine anno con un grande esperto come lui. Partiamo subito dalla serie regina per noi, che è la serie C1 Girone A, dove abbiamo sempre detto che abbiamo 3 squadre più la nostra amica King of Legnano. E insieme a Paolo andiamo a valutare un attimino quella che fin qua è stata la stagione delle nostre squadre. Partendo da un grosso risultato, Carioca che vince la Coppa Lombardia. Te l'aspettavi, Paolo? Ma il Carioca negli ultimi anni è sempre stata un'ottima squadra, quindi forte anche dell'esperienza di tanti giocatori di qualità. È una squadra che sicuramente sulle sfide secche, come può essere la Coppa, può sempre dire la sua. In campionato ha lasciato qualche punto per strada, però è una squadra che sicuramente quando c'è da affrontarla sulla partita secca è dura per tutti, È una quindi. squadra che ha dei nomi importanti nella propria rosa, il presidente Ozzi sa scegliere sempre grandi giocatori, un buonissimo mister e chissà, magari ci regalerà una seconda tornata del girone di ritorno al massimo delle proprie possibilità. Leggiamo nello scorrere la classifica, ok, Bergamo prima, te l'aspettavi perché sembra la squadra meglio attrezzata, Pavia seconda. Beh, sono due piazze importanti, oltre che per il calcio a 5, anche soltanto per la città, per quello che può Capoluoghi di essere. provincia, Sì, quindi. oltretutto Bergamo è una realtà che c'è da tantissimi anni, che lavora bene con i giovani, che conosce queste categorie e anche quelle sopra, per cui quando si ha anche questa tradizione a livello societario è sempre più facile riuscire a costruire squadre buone, anche perché poi riesce ad attirare meglio i giocatori giovani e loro ne hanno sempre di molto buoni, infatti ne forniscono anche a Ad squadre di altre categoria squadre, certo. superiore, per cui. Quindi, diciamo, per quanto concerne Pavia e Bergamo ce l'aspettavamo, però grande, grande risultato per noi e grande orgoglio, Cardano 91 terzo, lasciando nelle ultime 2 settimane, è andato un po' in difficoltà, un campionato stratosferico. Ma è un ottimo risultato e penso che sia un ottimo risultato anche per tutto il movimento, perché il Cardano, con la retrocessione di qualche anno fa, ha deciso di puntare sui giovani, ha ingiovanito la rosa, un'età media molto bassa e poi alla lunga tutto questo sta pagando, perché quando riesci a puntare ad avere a disposizione dei giovani di qualità e hai anche la tranquillità e la pazienza di lavorarci, poi i risultati arrivano, fortunatamente. L'abbiamo lasciato per ultima, ma è la squadra che a tutte e due, per tanti Chiaro. motivi, siamo vicinissimi, il Laveno di Mister Levati, che con grande difficoltà anche quest'anno fa la C1, una categoria, diciamo, impegnativa, difficile, dove non bastano solo buoni giocatori, ma c'è tutto il contorno che deve funzionare. Reduce da 2 belle vittorie, l'ultima la giocata contro Bergamo 8-4, ma non sfigurando, d'altronde i valori in campo erano questi, hanno preso Patrick Luminoso, un bel ritorno, cosa ne pensi? Patrick, Laveno è casa sua ed è un giocatore che comunque in questa categoria fa la differenza e lo sappiamo tutti. Ha avuto un'esperienza importante a Bresso, sicuramente con una situazione più tranquilla, qui Laveno è vicino a casa, penso che possa dare una mano importante per la salvezza, ma anche perché comunque come sempre anche gli anni scorsi magari partenze un po' difficili, però poi nella seconda parte di campionato si sono sempre ripresi e poi alla fine sono sempre Beh, riusciti con a. un giocatore polivalente come Patrick, che può giocare in più ruoli, ha un'esperienza tale che la può mettere tranquillamente a disposizione del gruppo e al mister, io penso che possiamo ambire a
magari una salvezza sofferta, ma è alla nostra portata, perché abbiamo visto che lì sono Bocconi, Sant'Angelo Sangalli e Basiano che sono lì, e poi c'è anche l'altra nostra squadra amica, Kinkof Legnano, che fa fatica. e Basiano. Ma io penso e spero che l'Aveno possa salvarsi, ma anche perché poi storicamente anche negli anni scorsi che ha avuto delle annate un po' difficili, delle salvezze un po' travagliate, tutti gli anni poi alla fine si trova in quella posizione di classifica, ma tutte le squadre che venivano qua facevano fatica e tutti si domandavano come potesse essere in quella posizione, perché comunque ha tanti giocatori di qualità, giocare davvero non è facile per nessuno, per cui se riesce poi quantomeno ad arrivare ai playout, io sono convinto che poi è un'altra squadra che sulla sfida secca può mettere in difficoltà Allora, chiunque. questo è l'augurio che noi della redazione del Varesotto, della redazione Va sportiva, auguriamo all'Aveno Calcio a 5, casa nostra, e per tutto il movimento provinciale, non possiamo che augurare di rimanere e di tenere questa categoria. Passiamo alla C2, qui siamo contenti perché abbiamo quattro squadre e se la stanno giocando benissimo tutte e quattro, al meglio delle proprie possibilità. Qui è una classifica per quanto concerne le prime squadre, quattro squadre molto corta. Al primo posto l'Aurora, che tu conosci quasi tutti i giocatori, te l'aspettavi Vabbè, sì, ovviamente, sono lì di passaggio. giocatori di un'altra categoria che hanno vissuto molti anni in categorie anche sopra la C1, quindi Quindi. sicuramente non manca l'esperienza, non manca la qualità, è comunque ancora gente che ha tanta voglia di fare, per cui penso che sicuramente non è una sorpresa Assolutamente. vederli nelle prime posizioni. LS Gallarate, seconda a un punto. Vale lo Sesto stesso discorso. discorso, Tanta squadra, esperienza, tanta tanta esperienza, qualità. tanta qualità, per cui gente che queste categorie le conosce molto bene, sa come si fa a vincerle anche, a disputare magari i playoff e quindi anche le sfide secche, per cui non è una sorpresa. Terza squadra. A noi molto vicina, una squadra che noi conosciamo tutti, Varese Calcio a 5, ex Cuvio, lo ricordiamo. Pignata Mister, l'abbiamo avuto tutte e due come compagno, come Anche mister, come come mister, anche dirigente, come mister. quindi Sì. che dire? Vabbè, io cioè, sono contento per lui e per loro, per questi buoni risultati. Spero che possano continuare fino alla fine. Oltretutto, sono in semifinale di Coppa Lombardia, Coppa Lombardia che hanno già vinto 2 anni fa. Per cui sarebbe bello potersi ripetere. L'augurio è sicuramente quello, e comunque di continuare anche la stagione nel migliore dei modi. Sarebbe bello che riuscissero anche loro a. Beh, per riportare un po' quel campanilismo che c'era 7-8 anni fa tra Mamma Ispra e mia, sì. Laveno. Quindi ce lo auguriamo tutti, la squadra del Varese Calcio 5, più volte l'ho detto, mi sembra una Ottima squadra che squadra. ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine. Dietro c'è il Soccer Boys, che l'ho vista tre volte quest'anno tra Coppa e Campionato, una squadra che veramente ha un'ottima posizione della loro classifica, però ricordiamo che è un'ottima squadra perché c'è dentro Stuni, Di Staso, Chetta, quindi gente che ha fatto la categoria sopra e che sta a starci in questa categoria. Poi ricordiamo un'altra squadra vicino a noi, il Dairago, subito dietro, e il Vanzago, che è una nostra squadra, la nostra provincia, che cerca di lottare per evitare i play-out. Finita la C2, passiamo, come spesso abbiamo detto, alla categoria, la Serie D. Abbiamo spesso detto che è una categoria sperimentale perché c'è un abisso tra la Serie D e la C2, anche se in questa categoria tanti ex giocatori importanti che noi abbiamo conosciuto nella nostra carriera. No, solitamente dico sempre, magari non c'è, cioè più che un abisso tra la categoria c'è un abisso, ci sono magari in Serie D sempre in ogni girone 3 o 4 squadre che potrebbero fare la C2 tranquillamente, e poi ovviamente magari la seconda metà della classifica di Serie D solitamente sono squadre un po' sperimentali, appunto magari il primo anno che lo fanno, nascono come gruppo di amici, quindi magari c'è tanto gap tra le prime della serie D e la seconda parte della classifica, Allora, però. diciamo che qui nel girone A fino adesso l'ha fatta la padrona la squadra di Milano San Siro, che però nelle ultime 2 settimane è andata un po' in difficoltà.
La nostra migliore squadra è il Giardino Danzante, che vabbè, di là in alto, ma ci gioca un nostro giocatore, Matteo Vitali. Ci teniamo a rammentare questa cosa. Dopodiché la sorpresa, delusione per il momento, è l'Academy Varese. Perché? Perché è partita con grandi casse di risonanza, grandi titoli sul giornale, Excelsior. Tra le proprie file a qualche giocatore di grande esperienza, alla fine ha fatto una striscia positiva di 6 vittorie e poi nelle ultime settimane è andato un po' in difficoltà. 24 punti, quarta squadra in classifica, ha tutto il margine per rientrare a giocarsi le proprie carte alla fine con una bella posizione per gli eventuali playoff. Sempre in questa categoria ci piace ricordare la Vedanese, che tutti gli anni mi hanno detto fa sempre una gran fatica, però tutti gli anni loro fanno una squadra e poi alla fine riescono sempre a ritagliarsi delle piccole belle soddisfazioni. Ricordiamo anche i vecchietti terribili del Real Sesto, che quando c'è da giocare sul piano fisico ci pagano tutti il pegno. E che altro dire? Che sono categorie dove veramente il gruppo dell'amicizia fa ancora la differenza, perché questa è proprio una categoria dove se non si è gruppo tra amici difficilmente si riesce ad andare a fare le trasferte. Detto questo, per quanto concerne la puntata di fine anno, è tutto. Auguriamo a tutti i dirigenti del Calcio 5 Lombardo i migliori auguri di un 2015 ricco di soddisfazioni proprie per le proprie squadre, alle nostre squadre ovviamente di raggiungere i propri obiettivi, il Cardano per esempio il playoff, lo speriamo Playoff. tutti quanti, così anche Carioca, e Playoff. l'Aveno una bellissima salvezza, così dicasi anche per il Varese Calcio a 5, che possa raggiungere l'obiettivo migliore per loro. Prima di congedarmi volevo fare un grandissimo in bocca al lupo a mister Vincenzo Cosco, che ahimè per la seconda volta nella sua vita gli deve giocarsi la partita più difficile. So che tutti gli sportivi che hanno avuto modo di conoscerlo conoscono come me le sue doti umane, e un grande in bocca al lupo e fai gol mister, che ce la puoi fare. Ai nostri amici un buon fine anno e un augurio grandioso per un 2015 ricco di benessere e soddisfazioni. Ciao a tutti.